A lungo ho passato momenti difficili nella mia vita, lunghi tratti di percorso che mi hanno reso un uomo aggressivo, dall'umore sempre nero, pronto alla polemica. Un po' erano i ritmi del lavoro che svolgevo, l'astio nei confronti della famiglia per le occasioni mancate che ritenevo dipendessero da queste scelte affrettate, compiute in tenera età. E quindi covavo questo rancore dentro. Era tutto grigio il mondo, fuori, le persone che incontravo, tutti i possibili rivali, nemici. Poi un giorno un amico, così, senza pensarci su, mi disse: "Ho letto un libro molto bello", e mi passò L'Alchimista di Coelho. Inizialmente lo sfogliai così distrattamente, poi fui catturato e da lì mi si è aperto un mondo nuovo. Ho scoperto il significato dei colori. Ho ritrovato pagina dopo pagina, parola dopo parola, il senso di quello che avevo perduto in tutti questi anni. E da allora non sono stato più lo stesso, pagina dopo pagina. Libro dopo libro, pensiero dopo pensiero, il maestro mi ha fatto capire quella parte di me che avevo sepolto, seppellita. E così adesso do molto valore al silenzio, al sorriso, ai colori, i fiumi, stare seduto su un greto ad aspettare il soffio di un alito di vento, una farfalla, sorridere agli altri. L'importanza della prospetticità delle cose, sapere che tutto è importante, anche quando non lo è, e viceversa, la leggerezza. E così ora mi sento un uomo più in pace con me stesso, non arrabbiato, che ha capito cosa significa vivere realmente nel... Sì, grazie tesoro, un caffè lo prendo volentieri. Dicevo, un uomo più in pace con il mondo. Ora so cosa significa realmente vivere in comunione, in comunità con gli altri, la bellezza del mondo che ci circonda, l'energia pura, i fiori, gli odori. Ma è una ciofeca, ma che monnezza mi hai buttato? Ma fa mocca! Da gente che ho caffè, voglio di questo! Ma è morto!